Trascinata da uno scatenato Rizzi, autore di una doppietta, la Sant'Egidiese si sbarazza senza alcun patema e con un secco 3-0 di una Civitanovese troppo presa dal brillante avvio di campionato per essere concentrata in questo impegno infrasettimanale e che non ha opposto resistenza alcuna ai giallorossi vibratiani. Il tecnico Sant'Egidiese Fontana lascia fuori Galli, La Vista, Patti e Sosi, Tonino Bizzarri, squalificato domenica prossima, guida la difesa, in mediana Coccia e Censori. D'Amore sostiene l'unica punta Casali. Cornacchini, in tribuna per squalifica, lascia fuori tutti i titolari tranne il portiere Krivnak e Stefano Mandorino, anche lui squalificato per la prossima di campionato. La Sant vuole la qualificazione, lo fa capire dai primi minuti, ne bastano 13 ai vibratiani per sbloccare il risultato. Perfetto l'assist di Casali per Sasa Rizzi, che solo davanti a Krivnak non ha problemi a superarlo con un preciso piatto mancino. La Civitanovese non impensierisce mai Palmieri, la Sant continua a macinare possesso di palla, il tiro di Pietrucci non è particolarmente insidioso, al 38esimo il raddoppio della Sant'Egidiese, D'Amore lavora un buon pallone in area, il suo cross viene intercettato dal braccio di Stefano Mandorino, del rosso di Molfetta decreto il calcio di rigore che Rizzi trasforma in maniera impeccabile, spiazzando Krivnak. Al rientro dagli spogliatoi, Dario Casali prende il posto di Censori, la prima di una serie di cambi che caratterizzeranno i primi 20 minuti della ripresa, che vedono ancora imperversare Sasa Rizzi. Il fantasista pugliese va vicino alla tripletta sul calcio di punizione e sempre da piazzato alimenta il colpo di testa centrale di Marco Casali. Al quarto d'ora della ripresa la Civitanovese resta anche in 10 per l'espulsione di Fabio Mandorino, doppia ammonizione. L'unico tiro in porta marchigiano è di Stefano Mandorino e anticipa il gol del 3-0 che chiude la contesa, lo segna il baby Saverio D'Amore con una iniziativa personale. Nei minuti di recupero i marchigiani sbagliano anche un rigore con Buonaventura. La Sant avanza agli ottavi di finale dove se la vedrà in trasferta con gli aretini del Sansepolcro, anche in questo caso gara unica il prossimo 24 novembre. Va decisamente meglio in termini di risultati, perché comunque la squadra dalla prima giornata ha dimostrato anche di saper esprimere e di competere con chiunque. Poi ovviamente avevamo dei problemi, stiamo ancora in corso d'opera per cercare di limarli, ma la squadra ha dimostrato che quando è nel pieno delle forze, con tutti gli effettivi, è capace anche di poter gestire delle situazioni estreme. Le sconfitte non sono mai salutari, avevamo perso un po' di sicurezza ed è normale che queste due vittorie ci danno una boccata d'ossigeno.